Al San Paolo l'esperienza e la classe della Roma hanno prevalso sulla volontà e sull'agonismo del Napoli. Primo allarme dopo soli 5 minuti di gioco, Vincenzi impegna con un tiro angolato Castellini che si salva arrivando sul palo destro. La risposta napoletana è affidata a Palanca, 6 minuti dopo il pallone destinato all'incrocio dei pali viene respinto da Tancredi. Quindicesimo, la Roma apre le segnature, Sereso dalla sinistra in cross per Graziani che anticipa Ferrario e di testa infila l'incolpevole Castellini. Al 36esimo ecco la testimonianza della scarsa capacità a concludere dei padroni di casa. De Rosa lavora un buon pallone ma al momento di servire dal fiume tutto solo davanti a Tancredi alza la mira in modo quasi incredibile e pensare che dal fiume non è certamente basso di statura. Ancora De Rosa al 43esimo, liberato da una splendida esecuzione di Irseu Kroll, si ripete calciando fuori da buona posizione. Nela non torna in campo nella ripresa. Una gomitata di Bonetti, suo compagno di squadra, lo aveva messo fuori causa proprio il fischio di sospensione. Il pareggio dei napoletani al 14esimo, punizione combinata di Irseu, palanca di Irseu, cross e colpo di testa vincente di Casale. Ma durano solo 3 minuti le speranze del Napoli. Bonetti in proiezione contro Castellini, il pallone sembra già in rete, Graziani dà il tocco finale. La reazione dei padroni di casa è affidata a 2 tiri di palanca, il primo parato, il secondo fuori di poco. Una reazione che non è servita oggi ma che può far sperare, data la precaria situazione di classifica dei napoletani. Oltre alla volontà, occorre ora un valido schema di gioco.